Allora facciamo l'insalata di polpo con patate. Vi farò vedere i trucchi che utilizzo io per riuscire a realizzare la ricetta dell'insalata di polpo nel minor tempo possibile. Fate bollire abbondante acqua, direi almeno un 2 litri e mezzo, 3. Prendete il polpo che deve essere congelato oppure comunque comprato congelato e poi decongelato. Questo permetterà di renderlo morbido perché le fibre, diciamo, del polpo e si renderanno appunto già più morbide di loro. Lo si prende, lo si mette in acqua, è inutile fare inzupparlo, mettergli il tappo di sughero, tutta roba che non serve a niente, sono tutte leggende. E appena appunto comincia a bollire, possiamo andare a coprire con un coperchio e far cuocere mezz'ora. Praticamente il polpo che io ho messo a bollire sono 450 grammi che andrà bene per 3 porzioni. Ho già preparato altri 450 grammi di patate che mentre il polpo bolle andrò a cucinare, così dimezziamo i tempi. Coprirlo ma lasciando uno spiraglio nella pentola. Tra mezz'ora vi dirò che cosa fare. Nel frattempo occupiamoci delle patate. Guardate, per l'insalata di polpo dovranno essere lessate. Io non le faccio più bollire da un bel po' di tempo perché ho imparato a farle lessate al microonde ed è facilissimo. In sostanza bisogna avere una ciotola che ovviamente vada bene per il microonde, la fodero di carta da forno che è inumidito e le patate le lavo molto bene, le tengo molto bagnate e le bucherello. Ed ecco qua il gioco è fatto, praticamente le ho lavate, bucherellate, è bastato la punta di un coltello giusto un po' da tutte le parti, si vede poco ma poi in cottura un po' si apriranno, questo servirà appunto per far sfiatare l'aria in eccesso, evitare che le patate gonfino o addirittura esplodino nel microonde. E adagio tutte sopra la carta da forno inumidita e sopra gli metto un bello scottex che deve essere completamente bagnato in modo tale che appunto non si secchi subito troppo e lo metto a contatto delle patate. In sostanza nel microonde farà un effetto, chiamiamola vaporiera, e cuocerà molto velocemente. Ed ecco le patate dopo 8-9 minuti di microonde. Vedete, questo non si è bruciato, è rimasto ancora umido, ha fatto da cappa. E se noi le andiamo a pungere senza fare troppo fatica, vedrete che sono completamente cotte. Quindi adesso le lasciamo raffreddare un attimino e poi andremo a togliergli tutta la buccia. Sono passate 25 minuti di cottura del polpo, si è ristretto un po', ma è giusto così. Io quindi che cosa faccio? Qual è il trucco per farlo diventare morbido? Semplicemente spengo il gas, lui smette di bollire, lo copro completamente e fondamentalmente lo lascio riposare nel suo calore, nella sua acqua calda, per altri 15 minuti. Quindi in realtà il tempo di cottura del polpo è di 40 minuti nel totale per ovviamente mezzo chilo, vi sto parlando, poi se doveste farne di più, quindi per ogni 250 grammi in più del mezzo chilo, aumentare di un quarto d'ora il tempo di cottura totale, quindi nel caso che ne faceste 750 grammi dovete farlo cuocere 40 minuti più sempre un quarto d'ora di riposo nella pentola e nella sua acqua calda. Quindi nel frattempo che si riposa un quarto d'ora che lo renderà ancora più morbido, possiamo appunto, come dicevamo prima, prodigarci a pelare tutte le patate bollite. Nel mentre che abbiamo sbucciato tutte le patate, il quarto d'ora è passato, quindi possiamo scoprirlo e fondamentalmente scolarli, che poi basterà recuperarli con una pinza. Il polpo adesso è ben cotto e morbido, quindi lo adagiamo, io avevo due piccoli polpi, lo adagiamo nel tagliere, anche questi li facciamo magari raffreddare giusto 5-10 minuti e poi procediamo a scubettare tutto quanto più o meno in pezzi uguali, soprattutto la patata e il polpo dovrebbero assomigliarsi il più possibile, poi mettiamo tutto in una ciotola e vi faccio vedere dopo come condire il tutto. Quindi, una volta scubettate le patate, procedo con il polpo che farò a pezzettini. Mi raccomando, nella testa bisogna tagliarla via, aprirla, dentro togliergli quello che chiamano l'occhietto,
quindi la parte un po' più coriacea, dura, questa si può scartare, invece la testa si può tenere e tagliare a striscioline, poi tutto il resto a cubettini. Adesso toglieremo l'occhio anche da questo. Scubettato tutto alla stessa misura, quindi polpo e patate, posso iniziare a condire. Io uso il prezzemolo, che di solito compro fresco, trito tutto quanto e congelo, che è comodissimo, e gli metterò un cucchiaio di prezzemolo tritato e poi olio, sale, pepe e succo di limone. Per queste quantità basta un cucchiaio di succo di limone. Ed ecco aggiunti tutti i condimenti, quindi possiamo iniziare a dargli una bella girata. Poi ovviamente consiglio sempre di assaggiare, perché del polpo può essere più o meno salato, ma le patate tendenzialmente neutralizzano abbastanza il sale. Guardate che bella colorata. E una volta che è condito tutto quanto, il tocco finale sono delle buonissime olive. Io prendo ovviamente quelle denocciolate, consiglio quelle taggiasche, che sono belle e saporite, e gliene metteremo, io direi, almeno 3 o 4 cucchiaini, quindi in senso una trentina di olive tutte quante, perché saranno quelle che daranno un po' il sapore più acidulo, che equilibrerà il tutto.